È stato presentato oggi in una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo il bilancio di previsione 2012, un bilancio politico che risente certo degli impatti dei tagli del governo e della regione, ma che si ispira a due criteri fondamentali: una fiscalità locale fortemente progressiva e redistributiva ed un piano di investimenti da 100 milioni di euro per il rilancio dell'economia cittadina. L'IMU si attesta al 5 per mille sulla prima casa, agli stessi livelli del 2007, e dall'aliquota massima per le seconde case. Viene introdotta inoltre una tassa di soggiorno graduata sul numero delle stelle e degli alberghi e forme di agevolazione TARSU per i contribuenti in condizioni di disagio economico e per gli enti che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata. Noi abbiamo approntato una manovra molto redistributiva, fortemente progressiva, per la quale l'IMU sulle prime case date l'impalcatura delle rendite catastali a Napoli sarà e rimarrà molto bassa, sarà più alta sulle seconde case, faremo pagare di più chi ha seconde case, mentre invece sull'IRPEF andiamo a ridurre significativamente, addirittura ad azzerare gli oneri per le famiglie più deboli della città. Dall'IRPEF il Comune incasserà poco meno di 50 milioni, dall'IMU circa 240 milioni, però vorrei sottolineare che il 50% dell'incassato sulle seconde case se lo prende il governo, e questa è un'altra azione veramente discutibile, un altro freno clamoroso alla capacità di rilancio dell'economia partenopea. Eppur nell'impossibilità di contrarre nuovi mutui, si è riusciti a quantificare in 100 milioni di euro gli investimenti per il rilancio dell'economia, dando priorità all'ambiente, alle scuole, alla cultura e al trasporto pubblico. Altri obiettivi importanti saranno la razionalizzazione della spesa, proseguendo nella politica dei tagli agli sprechi, l'efficientamento della macchina comunale, per la quale entro giugno è prevista anche la riorganizzazione, oltre ad un primo intervento sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei ai concorsi, la gestione nel prossimo futuro del patrimonio immobiliare e l'incremento della quantità e qualità dei servizi al cittadino. Sì, questa è la notizia più bella, perché in un momento di crisi dove il governo riesce a investire, noi a Napoli investiamo. I settori principali sono l'ambiente, che non è solo rifiuti, ma parchi e giardini, qualità della vita, l'edilizia scolastica, la manutenzione delle strade e il sociale. Poi anche molte opere che abbiamo individuato con precisione, quindi sono anche investimenti di scopo, in modo che i cittadini ben sanno, con gli elenchi che distribuiamo, quale opere saranno realizzate nei prossimi mesi. E continuiamo sulla strada della semplificazione delle partecipate, un'unica società dei trasporti, ANM Metro Napoli e Napoli Park, un'unica multiservizi, Napoli Sociale, Elpis e Napoli Servizi. Abbiamo ricapitalizzato Bagnoli Futuro e il CAN, questa è un'ottima notizia per due società che rischiavano di fallire. Insomma, stiamo lavorando in modo strategico per rilanciare la città. Il governo dobbiamo discutere soprattutto della ristrutturazione del debito. Le giunte precedenti, in particolare le giunte Virvolino, ci hanno lasciato centinaia di milioni di debiti che noi dobbiamo appunto rinegoziare col governo, come merita una città che è ripartita.